Allora, un saluto a tutti gli ascoltatori di Stop Radio, a Roberto De Angelis, che ringrazio per la messa in onda del programma. Tini fa tana, facciamo tana alla nazionale italiana, che purtroppo non è riuscita a qualificarsi subito per i mondiali del Qatar, pareggiando 0-0 contro l'Irlanda in una partita bruttissima. E brutta era stata anche la prima ora di gioco dell'Italia contro la Svizzera. L'Italia ha avuto due partite per qualificarsi, bastava una vittoria contro la Svizzera e poi sarebbe bastato un pareggio in Irlanda. Invece pareggio con la Svizzera, con rigore all'ultimo sbagliato da Jorginho, che l'aveva tra l'altro sbagliato anche nella gara di andata, Svizzera-Italia terminata 0-0. In questa occasione 1-1 con le reti di Widmer e di Lorenzo, di due difensori, però un'Italia brutta sia contro la Svizzera che contro l'Irlanda. Si è persa la lucidità di gioco, la spensieratezza che ci ha fatto diventare campioni d'Europa. È un'Italia dunque che non va direttamente ai mondiali del Qatar, ma che sarà costretta a marzo a giocare i playoff. E i playoff chiaramente portano dei rischi, cioè il rischio è quello di non andare ai prossimi mondiali, di non giocare i prossimi mondiali. Il CT Mancini è sicuro che l'Italia ce la farà, ma insomma, viste e considerate le condizioni dei giocatori che hanno giocato le partite contro la Svizzera e l'Irlanda, qualche dubbio permane insomma sull'Italia che possa andare in Qatar. Vediamo, perché sicuramente, ripeto, bisogna riacquistare quella brillantezza, quella spensieratezza, quel gioco di squadra che ci ha portato ad essere campioni d'Europa nella finale in Inghilterra contro i padroni di casa, e che in queste qualificazioni poco si è vista, cioè quell'Italia non l'abbiamo quasi mai vista se non per sprazzi di partita. Quindi vediamo un po', facciamo tana all'Italia tutta, giocatori al tecnico eccetera eccetera, con la speranza che a marzo, quando ci saranno questi playoff, l'Italia sia un'altra, perché ripeto, quella vista in quest'ultima settimana è una squadretta e non quella squadrona che ha vinto l'Europeo. È vero che mancavano alcuni giocatori, ma ripeto, è un fattore di gioco, è un fattore di singoli, dello stato fisico dei singoli, dello stato psicologico dell'intera squadra, insomma, ecco. È un'Italia che sicuramente sta vivendo una fase molto 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 involutiva. Ringrazio Roberto De Angelis ancora per la messa in onda della trasmissione. Tieni fattana, torna la prossima settimana. Ciao a tutti.